Bentornati cari cinefili di Border Nights. Questa sera parleremo di cinema, nello specifico delle similitudini tra due film di due grandi maestri, Kubrick e Pasolini. Titolo della scheda: Salò vs Eyes Wide Shut. Salò o Le 120 giornate di Sodoma e Eyes Wide Shut raccontano a modo loro l'anarchia del potere e l'utilizzo selvaggio e brutale dei ruoli sessuali per determinare i ruoli sociali in campo. Il sesso come rito e controllo, come perversione e violenza per rieducare i propri fedeli, i popoli, gli umani. Dominio del corpo altrui ed attraverso il corpo altrui, andando a creare quell'omologazione antropologica che il sistema capitalista, dopo la stagione secolare delle religioni in Occidente, tende a sviluppare e promuovere. Salò del 1975 di Pierpaolo Pasolini e Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick nel 1999 sono stati separati da un quarto di secolo, ma condividono la struttura di base, i temi e le strategie che ogni regista usa per condannare il consumismo. Sia Pasolini che Kubrick sono morti poco prima dell'uscita dei loro film. Le composizioni formali e la direzione artistica classica romana si combinano bene insieme. Lo stile di Pasolini in quel film ricorda persino quello di Stanley Kubrick, con le sue composizioni simmetriche e l'uso del corpo nudo femminile come decorazione artistica di sfondo. I rituali dell'orgia sono evidenti anche in Eyes Wide Shut. Entrambi i film condividono una narrativa onirica, trasportando il pubblico istantaneamente dal regno della realtà al regno della fantasia erotica. Sebbene Salò inizialmente assomigli a un film storico e Eyes Wide Shut ad un dramma relazionale, entrambi si muovono rapidamente lungo la strada della fantasia con i loro simboli ed archetipi, portandoci al castello in Salò e alla villa Eyes Wide Shut. Ogni film elimina ogni illusione di egualitarismo e usa il sesso per smascherare gli squilibri di potere tra ricchi e poveri e tra uomini e donne. Usano la prostituzione e l'oggettivazione sessuale narrando l'oggettivazione spirituale creata dal potere attraverso il consumo capitalista. Così Pasolini scelse un ambiente fascista per la sua denuncia contro il consumismo. Kubrick ha scelto l'ambientazione consumistica per eccellenza per la sua denuncia, la capitale finanziaria del mondo a Natale. Il sadomasochismo di questi film diventa sempre più grottesco man mano che la narrazione continua e il potere esercita il proprio controllo. All'inizio la cabala del potere di Salò flirta leggermente con i loro prigionieri, inventando un elenco di regole. In Eyes Wide Shut si apre con Nicole Kidman nuda davanti a uno specchio e include un lungo dialogo sessuale ed esistenziale tra lei e Tom Cruise. In entrambi i film le élite mettono in scena rituali in costume per affermare il controllo e sostituirsi come religione, una nuova religione. All'interno di queste rappresentazioni le nudità aumentano e il materiale diventa sempre più feticizzato, fino alla morte in Salò e alla ricerca di un orgasmo risolutivo ai mali del mondo in Eyes Wide Shut. Tuttavia, sia Pasolini che Kubrick si tirano indietro ed il contenuto sessuale diventa più freddo e distante. Ognuno di loro allarga i propri scatti per evitare l'intimità con i personaggi. Vogliono mostrarci come si sente l'oggettivazione dal punto di vista dell'oggetto. L'ultima cosa che vogliono fare è permettere allo spettatore di identificarsi troppo fortemente col soggetto. All'apogeo di ogni film, il contenuto è più forte e sempre meno erotico. Diventa sempre più violento. Nessuno dei nostri protagonisti o spettatori ottiene una vera identificazione sessuale. Sembra più una sorta di castrazione, quindi si satura il desiderio più che reprimerlo. I ragazzi di Salò che assistono nelle loro torture ai loro padroni diventano capo e sopravvivono in quanto tali, avendo trovato il loro ruolo sociale nello schema di potere. Tom Cruise rinuncia alla sua ricerca della verità per salvare se stesso, la sua famiglia ed i suoi amici dalla punizione della setta magica. In modo diverso uguale, tutti si piegano al potere accettando la propria posizione sociale, attraverso appunto i ruoli sessuali. Cruise e Kidman sopravvivono perché accettano quello che il mondo in qualche modo ha previsto per loro e cedono quindi alla società consumistica come unica società possibile. Alla fine del film portano la figlia a fare shopping natalizio al centro commerciale e decidono di scopare perché non è rimasto altro da fare.
In Salò, invece, è emblematica la scena finale del ballo dei due giovani e piccoli Capò. Uno chiede all'altro: come si chiama il tuo ragazzo? Risposta: Margherita. Secondo Castanetto e Stocchi, il significato della scena pare essere piuttosto quello di una acritica accettazione da parte dei due ragazzi della mutazione antropologica avvenuta nella villa dove sono stati rinchiusi i giovani da rieducare, una assuefazione all'omosessualismo proiettato in un tempo successivo al fascismo, come suggerito anche dal cambio della musica che avviene alla radio. Oggi verrebbe definito come una sorta di MK Ultra o, rimanendo nell'ambito di Kubrick, una cura Ludovico. Questo significato era stato intravisto dal critico cinematografico Serafino Murri, che ha scritto: «Il colpo di grazia alla dignità personale è nell'abolizione dell'ultima differenza biologica, quella sessuale. Lo testimonia la selva di derettani senza volto in gara per essere uccisi nella sequenza 22». Un saluto da maestro di dietrologia.